Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi faccio vedere che cosa ho acquistato durante i saldi, ma non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito che cosa c'è dentro questi pacchi. Qui abbiamo The North Face, Game 7 Athletic, Nike e Uther. Io direi di partire subito dal prezzo più basso per arrivare a quello più alto. Iniziamo subito da Nike. Da Nike ci sono andato a Palma Nuova, che c'è l'outlet. Questo prodotto l'ho acquistato a 50% di sconto, quindi non ci ho pensato due volte ad acquistarlo. Poi per testarlo eccetera ci vorrà del tempo, in quanto questo è uno zaino super figo con questa particolarità che è un'unità Air Max dove questi spallacci sono pieni di aria. Questo è molto curioso, in quanto io non avevo mai visto una cosa del genere. Però sarà molto interessante, vedremo se si bucheranno o meno. Per il resto un classico zaino dove ci sono 4 tasche, 5 e una grande, dove quella grande, come si può vedere, come vi faccio vedere, si può aprire così ed avremo un sistema tipo valigia dove ci permetterà di anche appoggiarla sul letto, indifferentemente in hotel o altro, e caricare comodamente come se fosse una valigia tutte le nostre cose. È davvero molto figo, questo si chiama Nike Utility Alligator. Passiamo al secondo prodotto, è il brand Uther. Per chi non lo conoscesse, è un brand milanese di cui io mi sono molto affezionato durante gli anni, perché è un brand che principalmente parla di streetwear, di snowboard, di skateboard. L'ho acquistata ad un prezzo veramente molto interessante, in quanto era scontata anche lei del 50%. È una maglia in cotone nera con il logo stampato Uther, uno dei primi loghi, se non il primo, di questo brand. Davvero molto figa, non vedo l'ora di usarla quest'estate. Passiamo al terzo prodotto. Qui incominciamo a salire un po' di prezzo, però anche questo sconto era molto interessante. Qui ero da Game 7 Athletic a Trieste e anche qui molto importante sconto, in quanto mi sono aggiudicato questo prodotto ad un prezzo scontato del 40%. E come si può immaginare, queste sono delle scarpe, sono le Adistar, sono le Adistar 1M. Sono davvero molto fighe, in quanto queste scarpe si possono usare come sneakers, anche magari se questa colorazione no, magari full black o white o la versione blu. Queste scarpe sono davvero molto molto comode, io le uso per la corsa. In questa parte qui, questa gomma è molto più soffice, mentre questa è un po' più dura. Questo ci aiuterà a performare meglio le nostre corse, le nostre gare. Io le ho utilizzate un paio di chilometri, circa 60, e mi trovo davvero molto bene. Anzi, approfitto anche di parlarvi dell'applicazione dell'Adidas, che mi trovo davvero molto bene con questa applicazione, in quanto riesco a monitorare tutti i miei allenamenti e in più riesco anche a monitorare quanti chilometri riesco a fare con le mie scarpe. Questo servirà, in quanto comunque le scarpe dopo un paio di chilometri vanno cambiate. Sul mio profilo potete trovare tutti i miei allenamenti e possiamo scambiarci la richiesta di amicizia e seguire gli allenamenti a vicenda. È molto interessante, molto divertente, ci sono degli obiettivi, ci vengono le medaglie, quindi se ti piace correre, magari fare qualche chilometro, scarica l'app e seguimi. Oltretutto ci sono dei regali, ci sono dei premi, ci sono dei sconti, quindi scaricala e poi ci vediamo lì. Come ultimo prodotto che ho acquistato, brand North Face, l'ho comprato nello store qui a Trieste, store ufficiale, ad un prezzo scontato del 20%. Beh, come potete pensare, avevo bisogno di un giubbotto, quindi ci ho pensato due volte, l'ho acquistato. Questo è l'Himalayan Light, è davvero molto figo, è molto caldo, sono piume d'oca, è un 550, quindi non un 700, è un po' più leggero però a livello di tenuta di calore, però allo stesso tempo abbiamo leggerezza, sembra più pesante, abbiamo il cappuccio, abbiamo il collo alto che ci difenderà dal vento, importante per Trieste. È davvero molto figo, anche perché comunque alla fine si può usare in città, ma come si può usare anche per fare delle scampagnate, trekking, camminate così in montagna. Con questo video io concludo, mi piacerebbe molto se ti iscrivessi al canale
lascia un like se questo video ti è stato utile, se ti piace qualcosa, se hai qualche domanda non preoccuparti, commenta e ci si vede al prossimo video. Ciao!